E allora sembrava praticamente ormai amore tra Inter e Juventus, anche se quando si parla di Inter e Juventus non si può parlare d'amore, però comunque un idillio dopo quelle che erano state le polemiche da una parte Agnelli che propone Massimo Moratti alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, poi Marotta che va da una parte all'altra, poi arriva Nedved invece con due dichiarazioni va giù contro Beppe Marotta. Ne parleremo tra poco, prima però voglio sapere, eccoli qui, una volta amici, ma forse tanto amici non lo erano, Ignazio La Russa, presidente innanzitutto. Bisogna parlare di sorteggio Europa League, ma fino a un certo punto, tra poco sentiremo Zanetti, ma la cosa più importante è che l'Inter è uscita come peggio non poteva la scorsa settimana. Sì, è vero, purtroppo è uscita come peggio non poteva, ma io credo che la cosa più grave, della quale insieme a tanti altri spettatori mi sono accorto immediatamente, è che quando abbiamo fatto l'1-1, anziché prendere la palla come si fa in quei casi e correre verso il centrocampo perché bisognava fare il secondo gol, perché era probabilissimo che negli ultimi minuti il Tottenham potesse pareggiare con la Barcellona, per 2 o 3 minuti sono stati ad abbracciarsi sotto la curva. Quando sono rientrati a centrocampo, l'allenatore ha messo pure un terzino, dando un segnale, secondo me, sbagliato. Per cui il vero errore clamoroso è stato di valutazione, di non credere possibile, mancava un quarto d'ora, mi pare circa, di fare il secondo gol. Cioè, in quei casi, una squadra forte, quale deve essere l'Inter, va a provare il secondo gol, rischia di prenderlo, rischia di prenderlo, ma il gioco è vincere, non è sperare che il Barcellona vinca 1-0 fino al 95esimo. E quindi io sono rimasto amareggiato più che per la partita, più che per il gioco, che poi, boh, insomma, è stato a tratti discreto, per questa mancanza di mentalità vincente, che evidentemente appartiene ad alcuni giocatori o a tutti, a molti. Icardi in quell'occasione non ha fatto quello che avrebbe dovuto, prendere il pallone e E portarlo andare. a centrocampo, all'allenatore che doveva dirgli andiamo a fare il secondo gol e ha messo il terzino, e alla società che evidentemente ha bisogno di un innesto come quello che sta avvenendo con Marotta, di mentalità vincente, che evidentemente ancora non c'è fino in fondo. E oggi nel frattempo sono arrivati i sorteggi di Europa League per l'Inter. Comunque vediamo, la Lazio con il Siviglia non è andata benissimo. Il Napoli affronterà gli svizzeri dello Zurigo, l'Inter invece contro il Rapid Vienna. Tra poco sentiremo anche Javier Zanetti prima di andare sulle polemiche con Nedved e Marotta da una parte e dall'altra. Alfredo, ti propongo anche la grafica degli eventuali sostituti perché se ne è parlato molto in questi giorni. Spalletti via a fine stagione. Allora si parla di Simeone, chiedono a Simeone se è possibile. Arriva Antonio Conte. Qualcuno sogna il ritorno di Mourinho? Cosa c'è di vero per il futuro della panchina nerazzurra? Pedulla da Roma. Tanto Simeone ha un contratto, Conte no, o meglio non l'avrà quando arriverà il momento delle scelte, mi sembra già un passaggio sostanziale. Conte ha due, chiamiamoli così, sogni, o tornare in Italia o andare al Manchester United e quindi dipenderà da Mourinho, che dice di essere intoccabile, ma se guardiamo i risultati e il rendimento del Manchester United, un Manchester United che malgrado l'esborso enorme sta facendo fatica per utilizzare un eufemismo, è in caduta libera per dire una cosa più aderente alla realtà. Quindi dipenderà molto sì da Spalletti, dal lavoro di Spalletti, ma anche da quello che accadrà allo United, perché Conte in Inghilterra ha avuto un momento di nostalgia, nel senso che aveva deciso di tornare, ma adesso è un momento di suggestione perché lo United gli piacerebbe moltissimo. Quindi tra United e Serie A credo che sarà un bel rimbalzo e lo diranno soprattutto i risultati, perché non dimentichiamo che Mourinho ha un contratto non oneroso di più. Padovan, perché sia Inter che Milan, se adesso facciamo vedere un po' una schermata sia degli eventuali successori dell'Inter per Spalletti che del Milan per Gattuso, si fanno tanti nomi, però in questo momento oggettivamente c'è poco e credo che si arriverà a fine stagione sia con l'uno che con l'altro. Beh, a fine stagione secondo me si arriva sia con l'uno che con l'altro, su questo io personalmente non ho dubbi. Mi vengono più dubbi invece per il dopo. L'Inter ha più soluzioni, nel senso che ha Conte che è buono per tutte le panchine, anche la Roma addirittura vagheggia la possibilità di prenderlo. Aggiunge Simeone che è un personaggio molto gradito dagli interisti e per sovrammercato c'è anche Mourinho che secondo me difficilmente resterà al Manchester, anche se come dice
Alfredo, giustamente, liquidarlo è un'impresa dal punto di vista economico, e quindi credo che anche a questo si debba la ragione per cui non è stato esonerato. Prendo Pedulla, i post Gattuso, i post Spalletti, secondo te quanto può esserci di vero per il futuro rispetto ovviamente a quelle che sono le fantasie del mercato in panchina? Pedulla. Per quanto riguarda Spalletti, dici? Sia Spalletti che Gattuso, i nomi che si fanno. No, i nomi, Conte è un nome che per tutti è un nome importante. Io adesso Donadoni, con tutto il rispetto per Donadoni, adesso poi non voglio rientrare in un discorso che è stato abbondantemente chiuso, se il Milan dovesse entrare nell'ordine idee di cambiare, io penso che le ambizioni del fondo giustificherebbero un top della proprietà, giustificherebbero un top. Conte è la mina vagante per tutti. Io penso che neanche Conte in questo momento sappia dove orientare il suo bilancino, se da una parte o dall'altra, perché ripeto, per lui la Premier è diventato quasi per lui, cioè lui è tra l'altro è talmente furbo e strategico che più sono in basso le squadre, più le prende in basso, e la sua storia recente, più lui accetta. Vedi Juve e Chelsea, ha preso la Juve nel bel mezzo di una tempesta, ha preso il Chelsea nel bel mezzo di una tempesta. Se gli dicessero prendi il Manchester nel bel mezzo di una tempesta, lui sarebbe contento, perché sa bene che strategicamente avrebbe soltanto a guadagnare ed è molto bravo a fare questo lavoro. Mi sembra un po' prematuro per andare nei dettagli di queste cose, pur avendo individuato due dei tre identikit molto importanti. Le polemiche del giorno sono anche quelle del giorno prima, forse saranno quelle del giorno dopo. Andiamo da Gianluigi Longheri. Nedved che ritorna sul caso Beppe Marotta? Longheri, dal touch. Nedved che torna sul caso Beppe Marotta, e che ovviamente continua a specificare come ci siano dei dirigenti che possano essere dirigenti di tante squadre ed altri che invece siano destinati a rimanere sempre nella stessa. Fa questa distinzione e c'è anche la risposta da parte di Marotta: ora sono all'Inter, con la Juve nemici, ma solo calcisticamente, lo vediamo dal palco del Golden Boy insieme anche a Pavel Nedved, i due sembrano almeno con la mimica essersi chiariti, visto che si abbracciano e sorridono. Ora sono all'Inter, per me non è un'impresa facile, dopo molti anni alla Juventus, aggiunge Marotta, con Pavel diventiamo nemici calcisticamente, ma il percorso della vita continua, tocca a me lanciare una squadra che nel recente passato non è stata al top. Calabro, giudice. Ma io comincerei col correggere l'amico Beppe. Ah. Mandiamo questa parola nemici, avversari, una cosa un po' diversa. Credo che, tornando anche all'ipotesi Conte, Marotta Conte all'Inter sarebbe un colpo troppo grosso, sia per i tifosi della Juve che per i tifosi dell'Inter. Io mi sono permesso di dire all'amico Marotta una cosa, conoscendo questa avversione ancora un po' strisciante che c'è tra lo juventinismo e l'interismo, se farai bene all'Inter, se l'Inter farà bene, sarà tutto merito di chi ha vestito la maglia nerazzurra per una vita, tipo Zanetti, ovviamente la proprietà. Se andrà male, tu sarai il gobbo come fu Lippi, che nonostante ciò vinse pure un campionato. Quindi ha tutto da perdere, in poche parole. Quindi è una scommessa difficile per lui, è difficile credo anche per l'Inter, perché comunque ha preso, io l'ho scritto su Tutto Sport pochi giorni fa, ha preso un top manager che equivale oggi nel mondo del calcio moderno ad acquistare un top player. Però si sa benissimo che non basta un top player per far vincere una società, quindi non basta nemmeno un top manager. Non basta neanche Marotta, però la svolta ci sarà, la russa? Beh sì, secondo me Marotta serve all'Inter, serve molto, e mi è sembrato un po' di rammarico mascherato da battuta quello di Nedved: allora non sei mai stato juventino. È come se Cancelo fosse stato juventino tutta la vita, o Higuain non fosse stato mai napoletano. Cioè, sono quelle cose che evidentemente fanno vedere che l'ha presa male. Abbastanza. Io credo che abbia fatto un grosso piacere Nedved a Marotta, dicendo non sei mai stato juventino, ha fugato le perplessità dei tifosi interisti. Cioè, beh, se non è mai stato juventino, allora benvenga all'Inter. Quindi grazie a Nedved per questa dichiarazione. Tornerei un attimo indietro. Io credo che le probabilità che l'Inter non cambi allenatore siano ancora molto alte per l'anno prossimo. Non farei il toto nuovo allenatore, direi che al 70%, se il campionato ci darà un po' di soddisfazione, che vuol dire arrivare fino alla fine a lottare almeno per il secondo posto, insomma, e se andiamo avanti, magari arrivando in finale, vincendo o non vincendo,
nella Coppa di Serie B, perché tale è, ma pur sempre una coppa importante, prendo al Siviglia quante ne ha vinte facendo una cosa. Io credo che allora l'allenatore non sarà neanche messo in discussione. Però per il momento è in discussione, almeno dalla stampa e dai tifosi. No, è messo in discussione. Almeno, anche è una cosa individuale per me. Giustamente, perché non si può non mettere in discussione l'allenatore di una squadra che esce dalla Champions in quella maniera. Certo. Però voglio dire, ha tutto lo spazio per recuperare, se saprà farlo. Pedulla, poi andremo a Bergamo, quando ovviamente per questioni di diritti potremo farvi vedere il gol. A me sinceramente pochi secondi, il secondo negli ultimi 11 anni che entra praticamente nel Guinness, nei record. Andiamo, Alfredo, dicevi? No, per me la percentuale, per carità, ognuno può fare le percentuali che ritiene opportuno fare. 70 mi sembra una percentuale alta. 60, vabbè. La percentuale di una una percentuale 55-60%. A patto che però sappia prendersi qualche responsabilità in più. Giusto. Perché non è stato gradito il suo modo, le picconate. Ma quale picconate? Le picconate le ha date lui all'Inter, purtroppo. Io lo dico da estimatore di Spalletti. Ma le picconate hanno sparato su di noi. Tu hai giocato una partita che dovevi vincere al 36esimo del primo tempo e andare in carrozza fino alla fine. E come Gattuso ha detto: è colpa mia, siamo stati degli imbecilli, siamo vergognosi, non voglio parlare dell'arbitro, ha detto delle cose belle secche, prendendo responsabilità. Credo che in un gruppo nuovo, potente, importante, ambizioso come Suning, anche Spalletti non debba fare troppo i giri per evidenziare quelle che sono delle sue responsabilità, perché tra sostituzioni e gestione io penso che un allenatore come Spalletti, se tornasse indietro, non ripeterebbe quello che ha fatto. Scusa Fredo, ma tu stai paragonando Gattuso, che è uscito in un girone con Dudelange e che è settimo, Olimpia, ottavo, è quarto, forse, però ci stiamo, vabbè, ci stiamo, forse non hai seguito, hai seguito talmente male che mi parli di paragone, no, hai seguito talmente male che mi attribuisci cose che non ho detto. Ho detto che come Gattuso, ripeto, perché sennò ripetita. Sì, ho detto nell'atteggiamento del post partita. Credo che ogni tanto occorra dire, è colpa anche mia, sì, ho sbagliato verità. Io, non sto mettendo su, sì, non posso mettere Spalletti della vita e Gattuso che lei ha da ieri. No, hai perfettamente ragione, cioè, purtroppo, perdonami Alfredo, puoi aver ragione dal punto di vista è sempre colpa di un altro, ma a Roma pure c'erano questi pianti che era sempre colpa di qualcuno, non era mai colpa sua. Fare il processo a un allenatore che questa sera è terzo in classifica con 7 punti di vantaggio, credo, sulla quinta. No, ascoltami, che perdonami, i processi li facciamo dall'altra parte. No, scusami un secondo. Perso, ma dov'è il processo? Con Barcellona e Tottenham. Ma che vuol dire? Era chiusa e persa ad agosto, ma giocavi col PSV e dovevi passare. Ma che c'entra questo discorso di agosto? Ma io ad agosto dovevo andare alle Maldive e poi sono andato a un'altra parte, che faccio? Penso che dovevo andare ad agosto. Ad agosto ero in un modo, stavi giocando col PSV e dovevi stare 3-0 al 70esimo. Ora, siccome nella nostra categoria ci sono anche gli intoccabili, nella nostra categoria non dovevi. Non dovevi stare 3-0. No. Nella nostra categoria, ci sono allenatori intoccabili. Pedulla. No, ripeto, guarda, Spalletti non è intoccabile. Alfredo. Spalletti, ma come no? Ti sei inalberato perché ho detto che Spalletti non è intoccabile. Spalletti non è intoccabile. Ma dipenderà dai risultati. Quanto mi riguarda, in questo momento è intoccabile anche Gattuso, che sta facendo i miracoli con il quarto posto, con una rosa che non lo vale. Poi è chiaro che Atene ha un peso e ha un significato. Però io trovo incredibile che si faccia il processo e si dia per scontato che si debba già costruire un dopo Spalletti, quando è un allenatore che ha portato la squadra, anche con i suoi errori, a 5 minuti da una qualificazione che ad agosto veniva data per fortemente improbabile. Ma questa qua, questa è la storia, che al 60% è la storia, grazie a Dio, questa è la storia di Milan e Inter. La storia di Milan Inter passa per delle ambizioni che a un certo punto vengono clamorosamente
tradite e a 5 minuti dalla fine ieri non conta più niente. Non dimentichiamoci le ambizioni di partenza della stagione. L'Inter è l'anti-Juve. No, non poi è si vero. Può negare di questa fronte a tutti i tribunali. L'Inter è l'anti-Juve. È stata l'anti-Juve fino al primo quest'anno. Minuto del calcio d'inizio di Sassuolo. Non è vero. È finita non la è vero. Festa. E come non, non è, vero? È vero? Ma come non questo è vero? Questo è un campionato ma che come è finito non è prima nessun di cominciare. Nessun allenatore che io ricordi ha avuto la campagna acquisti su misura come Spalletti. Ha voluto i terzini, Versalico, Asamoah. Ha avuto tutti i giocatori esperti. Ha avuto una squadra per migliorare. Beh, non ha avuto una squadra per migliorare l'anno scorso. Beh, non ha migliorato un accidente. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa sull'Inter? La rossa. Posso dire una cosa sull'Inter? Abbiamo ragione tutti quanti e torto tutti quanti. Nessuno può essere l'anti-Juve rafforzata, sì, rafforzata da CR7 e da Cancelo. L'Inter poteva migliorare anche da Bonucci e da Emre Can pure aggiungi. No, Bonucci forse non lo so se l'ha rafforzata. Comunque, posto agli altri ci sta, è normale. Però, Presidente, ma Cancelo però, questo e CR7 scusi, sono nel loro ruolo. Non giustifica. Sono una cosa, perdoni, i però, migliori del mi mondo. Mi perdoni, però... Edulati, voglio dire una cosa ma che va a tuo favore. Un secondo so. Quello che io continuo a notare... Stasera avete il pallino voi, mi rendo quello che continuo a notare, Pedullà, e che giustamente, io l'ho detto per primo, atteggiamento sbagliato, questo si rimprovera all'allenatore dell'Inter, quello di essere forse con la mentalità più secondo che primo, come dicono i tifosi della Roma. Io mi auguro che questa cosa cambi nel corso della stagione, però c'è sempre questo atteggiamento, quando si tratta dell'Inter, di dire non siete arrivati dove potevate arrivare, quando si tratta del Milan di dire è già un miracolo che sia già lì. Però Presidente, al di là di quello che l'Inter ha fatto un mercato un po' diverso al di là di quello Milan. Che pensiamo ha preso noi Higuain, ha preso Higuain nel Milan, ha preso il centravanti che è considerato l'Inter all'inizio del campionato era il migliore allora si dice tra Higuain e Icardi, leggetevi i giornali, che era più forte Higuain ma è meglio Icardi perché è giovane e migliore, posso fare una considerazione? Ma è meglio Higuain no. Tutti i giornali l'avete scritto, l'hanno scritto, adesso sta giocando male, ma che ti posso fare io? Però non è vero che ha fatto un brutto mercato proprio per niente. In difesa ha preso un giocatore che non fa neanche che adesso è infortunato. Ma non anche noi abbiamo giocare. Preso Nainggolan e non lo stiamo potendo far giocare. Ma no, posso tornare a Spalletti? Sì. Al di là di quello che pensiamo noi e lo stesso Pedullà, i primi a chiedere la testa di Spalletti sono stati i tifosi dell'Inter. Ma anche io in quel momento. Se i tifosi dell'Inter dopo che ha fatto entrare sì, Versailles lo strozzavo, però anche dopo c'è Juventus piccolo Inter, particolare che Politano ha chiesto dopo Juventus uscire, Inter no? Ha fatto la stessa cosa, no? Dopo... ha tolto Politano dopo Juventus Inter, la contestazione dei tifosi sia la partita quella in campionato dello scorso campionato, ma sempre di sì, quest'anno. Sì, ma questa è una caratteristica di sostituzioni assurde quando ha tolto Icardi e Perisic. Un po' di c'è, un ha tolto po di Politano. L'altra sera quando ha tolto Politano si è tirato la zappa sui piedi. Poi lascio la palla qui all'unico avvocato che mi può difendere. Ma io non giustifico, le sostituzioni, siamo al bar dello sport. È bravo. Possiamo dire anche delle cose... possiamo dire delle cose opinabilissime. Io una cosa contesto, che le prime quattro partite dell'Inter in campionato, indipendentemente dal discorso anti-Inter o anti-Inter no, sono state delle partite, dal mio punto di vista, alcune inguardabili. Benissimo, i nuovi, tutto quello che vuoi. Questi atteggiamenti post, cioè fuori dal campo, che ha accumulato anche a Roma, e lo dico da estimatore di Spalletti per quello che possa contare in tante volte, sono atteggiamenti sbagliati, che non si può permettere, che secondo me deve resettare. Se vincessimo, che, dal chi punto se ne frega. Di vista della sua carriera se vincessimo non è mai colpa sua. Siccome però purtroppo ci sono degli incidenti, ci stanno buttando via e ci stanno buttando fuori giustamente dalla mix zone di Bergamo. Due situazioni, la prima Alfredo Pedullà e Presidente La Russa, però davvero 10 secondi, la nostra regia ci offre anche i numeri del rinnovo di Mauro Icardi, questo credo che comunque sia un passo molto importante verso il futuro. Pedullà prima, La Russa poi, si blinda la cifra attuale 4,5, offerta Inter 6 milioni, obiettivi Icardi 8, comunque l'accordo lo trovano, rinnovo fino al 2023, oggi è rinnovato con lo sponsor tecnico Nike. Pedullà prima, La Russa poi. Sì, hai detto tutto te, 10 secondi
lo sponsor fa da apripista per quanto riguarda tutto il resto, io penso che a 7 o giù di lì con i bonus si possono mettere d'accordo. La Rossa. Si metteranno d'accordo, soprattutto perché mi sembra che lui è entrato veramente nella parte di capitano di quest'Inter. Ci tiene. Perfetto, 10 secondi, 10 secondi, siete stati eccezionali.